Do la parola a quella che è stata la capolista della nostra lista dell'Altra Europa per Tsipras, Barbara Spinelli. Brava. Difficile parlare dopo Alexis. Vi ringrazio comunque tutti di essere di nuovo qui. Sembra un sogno dopo questa elezione di vedere che tutto continua. Non riesco a sentire, scusa. Ecco, io vorrei andare un po' indietro nel tempo nostro, che è stato la campagna elettorale, l'invenzione della lista, la campagna elettorale, le elezioni, il voto dei deputati, perché vorrei dire che inizialmente noi siamo partiti per fare una campagna europea, ma tutti abbiamo sognato che le idee che si proponevano per questa campagna potessero attecchire, potessero diventare la base per una forza, per la creazione di una forza politica nuova, alternativa, fondata sui movimenti cittadini, tanti che ci sono stati in questi anni, appoggiata dai partiti della sinistra radicale, e di creare quel blocco della sinistra storico, il blocco storico di cui ha parlato Alexis. E allora vorrei partire di qui per cercare di capire se questa scommessa riusciamo a vincerla o no. Mi vengono in mente due momenti. L'inizio della nostra campagna è stata una frase che ha detto Alexis Tsipras, rivolta a tutti noi, a tutti i movimenti, a tutti i partiti che facevano parte di questa avventura, e la domanda era che tutti facciano un passo indietro in modo che tutto il movimento ne faccia tanti in avanti. Io credo che questa resti, e più che mai, la chiave del nostro possibile successo. E quindi voglio citare il secondo momento della nostra avventura, che è stato secondo me ieri in una conferenza stampa dove ha parlato Stefano Rodotà, che è chiaramente dentro la nostra battaglia e che ha quasi implorato, era veramente un accorato appello: voi avete un patrimonio enorme e rischiate di perderlo. E questo mi ha molto colpito, perché è vero che si perdono i patrimoni, è vero che si sale, poi si può anche scendere e non saper più ricominciare. E quindi secondo me queste zone di partecipazione del dialogo di cui ha parlato Alexis dobbiamo cercare di svilupparle su tutto il territorio, avendo sempre in mente questa cosa del passo indietro per fare più passi avanti, e questa cosa che abbiamo un patrimonio, piccolo patrimonio dal punto di vista elettorale, perché il 4% non è una magnifica vittoria. Il 4% ci ha dato gioia perché speravamo di stare sotto, ma in realtà noi eravamo partiti con l'idea di avere l'8, 9, il 10%, perché questa è la consistenza del blocco sociale a cui apparteniamo. La sofferenza per la politica di austerità è tale, è talmente vasta, che non può che esprimersi in una forza politica molto più forte del 4%.
l'Europa. L'Europa è stata importante nella nostra prima fase della campagna e lo sarà ancora, perché le politiche che si fanno nelle nazioni sono decise in Europa. L'Europa si è messa male, molto male. Qui abbiamo le larghe intese, in Germania abbiamo le grandi intese, in Europa abbiamo le larghissime intese. Abbiamo un'alleanza ferrea tra socialisti, popolari, anche liberali, ed è un'alleanza che perfino dal punto di vista verbale è sprezzante verso le minoranze. Si parla continuamente di tagliare le ali. E qui per inciso vorrei dire che è giusto quello che Alexis Tsipras ha detto sulla sciagurata scelta di Grillo di entrare nel gruppo di Farage, che è un gruppo nazionalista, xenofobo, favorevole alla produzione del petrolio e del carbone. È assurda la scelta, ma vorrei anche che sapeste che i deputati di Grillo non sono di questa opinione, non sono d'accordo con Farage. Su molte cose sono pronti a collaborare con noi e con i Verdi. Quindi il movimento europeo, in queste famose ali che vogliono tagliare delle minoranze, in questo movimento siamo una forza più grande che il piccolo gruppo di 3 deputati dentro al piccolo gruppo del 2. L'Europa sta messa male e i governanti hanno trovato una bella scusa per dire che sta male. La colpa è tutta delle burocrazie. No, le burocrazie sono al servizio dei politici che governano, e sono i politici che governano che sono completamente schiavi dell'ideologia neoliberista e che impongono alla burocrazia di comportarsi nella maniera conseguente al loro progetto ideologico. È un progetto ideologico che non sopporta confutazioni. L'austerità non ha funzionato, non funziona, ha creato povertà, ha creato disoccupazione, ha impoverito i paesi, le capacità industriali dei paesi, non dà politiche industriali ai paesi, eppure loro continuano a crederci. E questa, la forza dell'ideologia è molto legata al disegno di svuotamento delle costituzioni democratiche, perché le costituzioni democratiche ovunque creano poteri, contropoteri e controllo degli esecutivi. Tutto questo è insopportabile se uno ha una linea ideologica ferma sull'economia che vuole portare avanti, e se inoltre sa perfettamente che questa linea non funziona, quindi ha bisogno di accentrare tutti i poteri in modo che di non essere contestata. L'Europa, dicevo, sta messa male perché ce ne sarebbero di cose da fare in Europa. Tra l'altro sono proprio i punti, erano proprio i punti e sono i punti del nostro programma, ne ha parlato anche Tsipras. C'è il progetto del New Deal per l'Europa, un grande piano di investimenti in uno sviluppo diverso da quello che abbiamo avuto adesso, poggiato sulle energie alternative, sulla ricerca, sulla creazione di infrastrutture. Un New Deal che sia finanziato, c'è un progetto su cui esiste un'iniziativa popolare europea, un'iniziativa dei cittadini europei che si chiama Europa 4 Europe, ed è proprio un grande piano di investimenti per creare milioni di posti di lavoro. C'è nel punto del nostro programma la conferenza sul debito, una conferenza sul debito che riduca
soprattutto nei paesi delle cosiddette periferie, il peso di un debito che impedisce una crescita alternativa. C'è il progetto di una nuova Costituzione europea, una Costituzione che non sia più fatta dai governi e dagli stati, che non sia semplicemente il Trattato di Lisbona con tutti i lacci che vengono posti a un diverso modo dei cittadini di partecipare all'Europa, ma che sia una Costituzione fatta dal popolo, una Costituzione dei cittadini, quindi che nasca possibilmente nel Parlamento europeo e in relazione con i parlamenti nazionali. A proposito di Renzi vorrei dire una cosa che ha già detto Curzio Maltese, molto giusta. Renzi era partito con l'idea che non lui si occupava solo dei contenuti in Europa, le persone non contavano, le nomine non contavano. Lui da settimane e settimane si occupa soltanto di piazzare uno dei propri ministri nel posto più insignificante che ci sia in Europa, che è quello dell'alto rappresentante per le politiche estere europee. È insignificante perché non esiste ancora una politica estera europea. Ed è tanto più insignificante e scandaloso perché di questa persona proposta per questa carica non sappiamo assolutamente nulla di quello che pensa sulla politica estera. Non ha detto una parola su quello che succede in Ucraina o quello che succede in Palestina. Eppure anche qui ce ne sarebbero di cose da dire, soprattutto per la Palestina, perché la questione non si ferma alla guerra che viene condotta in questo momento contro i civili in Palestina. La questione centrale, secondo me, è che lo Stato di Israele, è legato alla storia d'Europa, è figlio della storia d'Europa. Quindi non mi scandalizzo più di tanto se la Germania ha delle posizioni su Israele particolari. Mi scandalizzo che il resto d'Europa taccia. E Israele, dico che il problema centrale è che se Israele, lo Stato di Israele, vuole sopravvivere come nazione e come democrazia, non può permettersi di avere dei territori che occupa nel modo in cui occupa, di avere Gaza che ha finto di sgomberare e che ha trasformato in una prigione a cielo aperto, Gaza contro cui ogni tanto si scatenano guerre incredibili contro i civili, di avere un'altra zona enorme occupata che dovrebbe essere il centro dello Stato futuro palestinese, la Cisgiordania, talmente occupata dalle colonie che mai potrà nascere uno Stato palestinese. Guardate le mappe, guardate le colonie, non si può costruire uno Stato. E io dico che questo è un pericolo mortale per i palestinesi, ma anche per Israele. Israele va verso la propria morte in questo modo. E questo non lo dicono i palestinesi, lo dicono i tantissimi intellettuali israeliani che fanno solitari, ma non ne parlano i giornali quasi mai, qualche volta appare un articolo di Grossman, ma sono tanti, fanno una battaglia perché Israele scopra che resterà democratica soltanto se restituisce i territori occupati per sempre. Volevo dire
Io spero che domani avremo un'assemblea della nostra lista. Io spero che ne usciremo con tante idee in più e con tante disillusioni in meno, con tante tristezze in meno. Spero che ricominceremo con lo stesso entusiasmo con cui avevamo cominciato per le europee e con l'idea di raggiungere il doppio almeno di quello che abbiamo ottenuto in Europa. Grazie. Grazie a